E si parlava, si diceva come anche i giovani cubani, diciamo. Ma voi avete proprio qui in Cuba due esempi, tra i tanti, due esempi viventi tuttora, di due individui che rappresentano non solo l'individuo se stesso, ma rappresenta la storia, che hanno rischiato continuamente la vita. E l'hanno rischiata nel senso che uno è caduto, cioè Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Anche questa è una nuova invenzione che i cubani stanno facendo, non solo i cubani, è una invenzione veramente latinoamericana. Una nuova scuola sperimentale, è un corso di 3 anni. Il presidente Gabriel García Márquez, il direttore Fernando Birri, che è il cineasta argentino. L'ultimo film suo è stato l'intervista con il padre del Che Guevara. E a questa scuola sono invitati chi vuole va a lavorare. E io mi sono impegnato ad andare almeno per dei mesi a lavorare insieme con questi giovani, insieme non a insegnare, ma a studiare insieme. Hasta la victoria siempre.